È finita la scuola! Ho visto una cosa strana, Naka, per un attimo... Non lo so se l'avete notato anche voi. Vabbè, è finita la scuola, let's go! Giulia? Giulia! Che succede? Cosa? Ma chi è questo? Ma chi sei? Sono il padrone del rinomato Asbin Hotel. Ma è un telecronista! Ah, guarda questo microfono enorme! Ma da dove vieni? Da dove sbuchi tu? E perché Giulia è così? Non lo so. Io vengo dall'Asbin Hotel. Ho sentito parlare di vacanze, giusto? Sì, dobbiamo andare in vacanza! Appena finita la scuola, quindi subito in vacanza! Vi stavo ascoltando infatti dall'angolino. Volevo invitarvi a tutti nel mio Asbin Hotel. Ma quindi hai un appartamento per noi? Sei il proprietario di un hotel? Cioè, vacanze gratis? Giulia, basta di baccarti, perché sei baccato? Hai il morbo! Hai un morbo! Giulia, ti devi far curare, Naka, la vedi che si bagga? Ma sì, la vedo anch'io, ma sarà la scuola. Ma cosa dite, ragazzi? Infatti, boh, non lo so, è strano. Ma sto benissimo. Sì, non sembri proprio, Giulia. Comunque, e allora senti, se è gratis, io accetto. Sì, sì, tutto gratis, non vi preoccupate. Sì, ma Tigrotto, aspetta. Ma tu non hai imparato niente dalle ultime lezioni? Mi sa di no, Ma senti, allora, no! Allora, la verità è che è finita la scuola e voglio gioire, sì. Voglio andare al mare, magari vicino quest'hotel, dentro quest'hotel, andiamo. Io vengo con te, dove è la tua limousine? Dai, se hai l'hotel, per forza anche la limousine. Ma senti, tu che sei buggata, Ma stai un po'. Sì, ma almeno io ho un cervello per pensare, scusami, stiamo seguendo questo sconosciuto. Ma sì, di nuovo, tra l'altro. Ma no, allora, ha detto che si chiama Alastor. Io sono Tigrotto, lei è Giulia, quella è Naka, e ora ci conosciamo. Bene, non siamo più sconosciuti. Ora siamo amici. Ecco, vedi? Ah, questo è l'Asbin Hotel! Ma è bellissimo, è enorme, non avevo mai visto un hotel così rosso, tra l'altro. Naka, hai visto che si ci poteva fidare? Ma no, che non ci si può fidare mai, visto tutto rosso, ma io ho paura, qui ma ce ne andiamo. E cosa vuoi dire? Io sono arancione, allora sono cattivo perché sono arancione? Ma guarda, non è imponente, è grande, ma è proprio palese. Ma sì, è infatti. Senti, dov'è? Alastore, signora Alastore, ha tipo un medico in questo hotel per Giulia? Io mi sto preoccupando, io non vorrei che si trasformasse in Herobrine all'improvviso. Sì, volendo abbiamo anche un'infermeria. Bene. Bene, andiamo, vai, let's go, tutto gratis, l'ho sempre sognato, ok, beh, che dire, c'è anche la reception, una cassa senza nulla, peccato, volevo prendere qualcosa, comunque, davvero bello, bellissimo, qua è sbarrato, chissà perché, ok, bene, dove potremmo andare, vorremmo un po' visionare il posto, così sa, poi ce la sbrighiamo noi, comunque anch'io sono diventato per un attimo buggato, c'è qualcosa di strano, e poi... Ah, ma eri tu, Naka? Credevo fosse Giulia. Però effettivamente ho pensato una cosa. Ma sai che ci stiamo buggando da quando è finita la scuola? Anzi, da quando abbiamo incontrato Alastore. Ma sarà una... fai due domande? Ma sì, sarà una coincidenza, vero, Naka? No. Vabbè, senti. Allora, illustraci il posto, signore Alastore. Dai, seguitemi. Sicuramente la mia presenza che vi farà... Guardalo come... sì, guardalo come galante lui! Bene, allora, la sala dei peccatori, la sala dei morti... No, aspetta, in che senso la sala dei morti? Ragazzi, sì? Non curiosate in giro, mi raccomando. Sotto non dovete mai andare. Se andassimo... se ci andassimo, che succede? Non è una zona adatta ai visitatori nuovi. Capisco, bene. La sala dei peccatori. Ma aspetta, ma io non capisco. Perché un hotel ha una sala dei morti e dei peccatori? Beh, di per sé noi lo utilizziamo per moltissime cose, soprattutto per i peccatori, perché dobbiamo torturare le persone all'interno della sala dei peccatori. Non sto capendo, sono un po' confuso, ma è tipo dei carcerati? Più o meno. Ok, e quindi questa sarà la nostra sala... No, aspetta, non sono un peccatore. No, volendo no. Potete aspettarmi qui un attimo. Va bene, allora... Un attimo a sbrigare delle cose. Ok, l'aspettiamo qui in questa sala dei peccatori. Vabbè, la pistola, il piede di porco, lo schiaccianoci. No, aspetta, è tipo una roba del genere. La forbice, tipo una forbice. E il martello di Thor. Assurdo. Ok, Giulia, basta bagarti, mi fai paura. Ma eppure vedo il sorriso di Alastor dentro di te. Non lo so, Naka,
È davvero strano questo posto. Però, fin quando è gratis, non dico di no. Comunque, sì, uscia... Non riesco ad aprire! Prova! C'è una chiave? Non riesco ad aprire! Signora Alastore? Alastore! Tigrotto, ma ci ha chiuso dentro? Siamo in trappola. Ma non credo... E se l'avessi fatto davvero? Non si apre. Sangue. Lo so, ci ho provato. Qui c'è lava, lì c'è sangue, qui ci sono strumenti di Thor. Martello di Thor. Secondo me, siamo nei guai di nuovo. Ma sei stupido, non è troppo moderno. No, non fare così, era tutto gratis. Dai, voglio uscire da qui, no? È tutto indistruttibile. No, dobbiamo trovare un'uscita. Giulia, cerca di non morire, anche tu puoi. Allora, qui c'è della lava, attenti. Di nuovo. Allora, dobbiamo cercare nel sangue. Vedete se fiutate qualcosa, un bottone. No, non si apre nulla. No, credevo fosse un'uscita, invece no. Neca, cerca, non fare il babbeo. Ok, brava Giulia, cerca anche te lì. Vai, cerca. Tigro, guarda qui. Guarda qui, guarda che cosa strana qua. Sì, che cosa è strana. Dove sei andato? Ti vedo i piedi, Giulia! Anche i tuoi... No. Ti vedo tutto perché sei piccolo. Allora, cosa succede? C'è un posto, un buco. Funziona? Si apre qualcosa? Vediamo... Una via di uscita. Sì! Dove sono? Mi sono teletrasportato! Signori, amici, funziona! Uscite anche voi! Vai, uscite! Naka! Esci, Giulia, anche tu! Vai! Ma su via! Dai, ci sono riuscito io! Che sono una tigre! Sono più possente! Potete uscire anche voi! Dai, uscite! Vabbè, ma dai, a questo punto vi apro io, effettivamente dovrei... capisco. Ecco perché non si apriva. Non è che aveva chiuso a chiave! Lui direttamente ha chiuso con i mattoni! Vabbè Giulia, l'importante è che tu sia uscita, poi di Naka, chi se ne frega. Allora, sì, capisco. È un bel tetto. È un bel tetto, effettivamente. Naka! Sono felice, che, mi tu... Sono si felice vuole... che tu sia qui. Era una battuta, su via. Guarda che bel panorama. Però dovremmo cercare di vendicarci di Alastore. Non me l'aspettavo proprio da lui. Non volevo giudicare il libro della copertina solo perché aveva i denti a sciabola ed era tipo un gigante di 2 metri con un bastone, un microfono, vabbè. Allora, innanzitutto la sala degli angeli. Non sapevo ci fosse... Una sala degli angeli, Giulia, si è diventata grigia. Questa volta, sì, non sei più rossa. Sì, il bug è diventato un bug grigio. C'è qualcosa di strano. Forse perché siamo vicino a degli angeli. Ma no, è impossibile, è davvero degli angeli. E allora che cos'è? Che cos'è? Un hotel dei demoni e degli angeli? Ma non credo proprio. Aspetta, e poi chi sarebbe alla storia? A questo punto potrebbe essere il demo... Sento un qualcosa. Ma... Lui! È un angelo! No, vabbè, è davvero un angelo, Nakachane! Dov'è Nakachane? Naka! Ma non è un angelo, ma guarda che faccia che c'ha, è paurosissimo! E guarda un po', grigio! Giulia, sei grigia! Hai preso il morbo dell'angelo! No, che schifo! Ma parla quest'angelo, e poi perché in gabbia? L'angelo in gabbia! Non si è mai visto un angelo in gabbia, gli angeli sono bravi, ecco, sono diventato pure io un angelo tipo grigio! Allora, ecco, questi bug sono dovuti a loro, sono entità di un altro mondo! Ecco, ora tutto torna, ecco, ho fatto bene a studiare religione, anche se era un po' una scocciatura, ma invece sì! Ho studiato e l'ho fatto, e ho fatto bene! Allora, ma tu parli, signor angelo? Capisco. A quanto pare non parla, ma dovremmo cercare di liberarlo in qualche modo. Questa è solo una luce. Ma che ci una mano, essendo un angelo potrebbe essere il nemico naturale dei... Bravo, Naka, bravo! Hai fatto 2 più 2, che fa 4! Giusto. Allora, cerchiamo un po'. Qui, forse ci sarà, non so, un piccone per spaccare, insomma, le porte di questo angelo, poverino, rinchiuso. Ma di qui, guarda cosa ho trovato! Cosa hai trovato? Vediamo. C'è una leva. Ok, bene, ci penso io. È liberato tutte le... Però effettivamente c'erano 7 celle, ma c'è solo un angelo vivo. Mi sa che li hanno ammazzati tutti. Sarà stato Alastore? Sì, credo proprio di Sinaka. Sta scrivendo, grazie di avermi liberato, ma grazie... sì, effettivamente grazie a noi. Giusto. Senti, vorrei capire... È tutto normale qui? No, non credo proprio, perché io sono diventato grigio. A volte mi buggo quando sono davanti queste divinità. Te sei una divinità, ma anche Alastore. Ma allora se tu sei un angelo, Alastor!
Amici, alla sorella il demonio. E noi troppo ho detto che tu sei un mostro. E ne accorgi solo adesso che Alastor è un demonio? Non hai visto che aveva delle corna? Senti. Che aveva un sorriso brutto, che era alto, rosso. Hai ragione, però così non ti riesco a prendere sul serio. Sei grigia. Non è colpa mia, è l'effetto che mi fa questo qua. Hai ragione, senti, signor Angelo, come possiamo fare per innanzitutto uscire vivi da questo hotel? E poi vorremmo anche cercare di vendicare tutti i caduti in guerra degli angeli, cioè 6 angeli uccisi. Ma lei, non dirmi che lei è la divinità, più divinità degli angeli, forse Adamo, non lo so, non avevo ripassato quel capitolo di religione. No, non è, ah ok, ha detto di no. Ok, vabbè, allora chiunque tu sia, sei buono, giusto? Abbiamo un alleato. Bene, sei forte, sai come sconfiggere Alastore? Allora non serve a nulla, cioè, vabbè, comunque abbiamo un nuovo amico, lui sì, che è un amico. Giusto, Naka, è un amico? Ah, e allora bene. Io non mi fido, però va bene. Sì, sì, ha una lancia, però... Beh, potresti usare questa lancia per aiutarci a sbarazzarci di quel demonio. Ok. Sì, ma sta scrivendo, Tigrotto, ascolta. Ah, non avevo visto. Ok, cosa vorrà dirci questa volta il nostro amico Angelo? Guardatelo come sbatte le ali. Ok, dovete fare attenzione al suo bastone. Fin qui... Beh, forse quel bastone ha dei poteri, giusto? Sì, sì. Beh, allora di conseguenza anche la tua lancia ha dei poteri, vero? Ah, ecco. Almeno quello. Allora sì, ci sarà d'aiuto. Ok, quindi, cosa dobbiamo fare? Qui c'è un altro piano, ma non saprei... Che cosa c'è questo? Oh, Alastor. Oh. Questa è la stanza di Alastor. Amico Angelo! Cosa fa? È sceso fin giù. Perché? Forse è andato nella stanza dove ci ha detto di non entrare. Ah, può essere. Vediamo cosa andare, c'è. Tanto non è qui. La sala dei morti, se non sbaglio. Sì, sì, sì. E perché è andato lì giù? E noi stiamo andando sopra. C'era la stanza di Alastor. Non lo sapevo, però ora lo sappiamo. Ok, questa è la stanza dei morti. Non l'avevamo vista ancora. Ah, ok. Ok, non mi piace questa situazione, amici! Non mi piace! Non mi piace! Stanno combattendo! Stanno combattendo! Chi vincerà? Il bene o il male? Il male o il bene? Il bene o il male? Guarda, questi sono tutti poveri peccatori. O forse no, forse erano persone normali come noi che si sono ritrovati qui in questo hotel. Sono stati adescati da questa furia funesta di Alastor. Cosa ne... Ok, oh... Oh no! Non va per nulla, ok? No, amici, Alastor ha sconfitto l'angelo. Tu ci hai mentito. Tu sei il demonio. Dovevate rimanere dove dovevate stare. Ah, scappate, amici! Naka, Giulia Chane, Chanel Giulia, chiudi. No, basta. E dai, non fare l'imbranata. Saliamo, andiamo nella sua stanza. Forse lì troveremo qualcosa, forse no. Però... Certo, ma ti ricordi cosa ha detto l'angelo? No, chi ha detto? Che il potere sta nella sua spada. Dobbiamo fare attenzione al suo scettro. Ah, giusto, il suo bastone. Il suo bastone. Ok, questo posto è enorme. Però questa è la stanza di Alastor. Vediamo cosa c'è qui dentro. La sua foto. Ci sta osservando, sì, lo so. Lui ci osserva anche da qui. Chiudi, Naka, per l'amore degli angeli. Cosa? Ascoltami, guarda dentro questo cassetto. No, vabbè. Il microfono, sì, quello di Alastor. Ma che microfono? Il bastone, lo scettro. Fammi vedere se funziona. No. Oh, funziona come? Mi stavo per ammazzare. Caspita. È bellissimo, funziona. Potremmo forse uccidere il demonio con questa. Sì, potremmo uccidere Alastor, amici. Ora sì, che mi sento al sicuro. Tu ti senti al sicuro, Giulia? Cosa ne pensate, amici? Non state lì fermi a imbambolati. Ho preso un microfono, come può aiutarci un microfono? Ma scusa, ma non hai visto prima? Guarda. Vedi? Vedi il microfono che fa? E allora vedi che sei tu lo stupido che non capisci la potenza di questo artefatto magico. Bene, ora ho capito. Giulia, allora io posso contare su di te, su di Naka un po' di meno. Però ora andiamo. Dobbiamo farlo per tutti e soprattutto per quell'angelo, quel povero angelo. Gabriele forse era, non lo so. Dove sarà? Credo lui sia ancora lì giù, nella sala dei morti, dove forse ci saremo anche noi. Sì, i nostri corpi. E Giulia è rimasta sopra? Sì, ma non è capito Giulia, no? Ok, ho davvero paura. Non leggo ancora il suo nome. Eccolo, si sta muovendo. Non lo so, forse ha trovato qualcosa. Va bene, Naka, noi dobbiamo affrontarlo.
Scherzavo, dov'è? Non è qui, si sta nascondendo. Tigrotto, ma non è che andava a prendere Giulia, no? Magari la rapita sta sopra. No, non dirmi che... Ecco perché mancava... No, eccolo! È qui, Giulia! Cosa era successo? Ti vedevo lì, ferma. Perché? Mi sono persa. Allora sei proprio stupida, Meno male che ho detto che potevo fare affidamento su di te. Ma dov'è alla storia? Sopra sento dei fulmini, potrebbe essere sopra. Allora va bene, è diventata una caccia al ladro. Anzi, al cattivo. Insomma, dobbiamo cercarlo. Ecco. Stavi parlando del demonio e spunta appunto il demonio. Insomma, il detto era tipo così. E uso il suo potere! Sì, ti ho rubato lo scettro. Ora che fai? Non parli più, signora Lastore, Parla, non parli, che succede? No, ok, ho paura adesso. Effettivamente ho il suo scettro bastone, ma non ho... Non ho l'armatura, così non va bene, mi serve un'armatura anche. Giulia, aiuto, ma sono da solo qui. Ho il potere, sì, il potere, attento raga, no, il potere nelle mie mani, sì! Sì, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo ucciso. Non ci credo, ce l'abbiamo fatta, amici. L'ho ucciso. Ti cazzo, sei fortissimo. Adesso scappiamo, aspetta, per favore, aspetta. Che sennò qua moriamo. Ok, mi è sembrato di vederlo tipo sprofondare nell'abisso, sottoterra. È ritornato lì, nel luogo terrestre, anzi ultraterrestre, anzi sotto la terra, esatto. Beh, vuol dire che l'abbiamo sconfitto. Vuol dire che abbiamo liberato la Sbinotel dal male. Sì, ma Tigrotto, lui era un demone, adesso lui ferrà anche nei sogni, quello ci ammazza sempre, quello è un demone, non muoiono i demoni, Tigrotto. Vuoi dire che non è finita qui? Secondo me no. Oh no, e allora credo che dovremmo chiamare un esorcista.